Oggi iniziamo questo video con un piccolo giochetto. Che cosa hanno in comune M, interpretata da Julie Dench, e Laura Boldrini? Entrambe sono donne che vivono in mondi fittizi dove basta dire le cose con cipiglio deciso per dimostrare di avere il potere. Entrambe sono riuscite ad arrivare ai vertici dello Stato. M comandava i servizi segreti in Gran Bretagna, Laura Boldrini era presidente della Camera in Italia. Ed entrambe hanno a che fare con i terroristi. Ma le similitudini fra le due donne si esauriscono qui. Infatti, se tutti, compreso 007, vorrebbero lavorare per M, è altrettanto vero che molti preferirebbero evitare di collaborare con la Boldrini. Questo perché M, per combattere il terrorismo, è solita equipaggiare con un Aston Martin strafig, armi all'ultimo grido e una valigia con qualche milione di euro per le spese spicciole, mentre Laura Boldrini, per combattere il terrorismo, è solita invitare i terroristi in Parlamento e spedirti a ritirare la sua biancheria intima presso la lavanderia di fiducia. E il tutto, secondo le male lingue, senza neanche pagarti gli straordinari. Ora, immaginatevi un villain di James Bond, tipo un Le Chiffre o anche un Odd Job o un Jaws, a dire la sua in una commissione parlamentare. Avreste provato una sensazione stranissima, giusto? Bene, vi siete fatti un'idea di quello che invece hanno realmente provato all'ambasciata israeliana lunedì scorso, quando Laura Boldrini ha effettivamente sentito delle persone accusate di terrorismo da Israele. L'ex presidente della Camera è tuttavia ancora presidente della sottocommissione per i diritti umani, il CIDU, e ha pensato bene di invitare in commissione, la cui audizione è stata trasmessa in Mondovisione, i legali rappresentanti di due ONG, Al-Haq e Adamer, messe fuori legge dallo Stato israeliano nell'ottobre scorso. Ah, e se ve lo state chiedendo, no, lo Stato di Israele non ha messo fuori legge queste ONG perché il legale rappresentante ne ha usato i fondi per ristrutturarsi la casa di campagna. Le ha messe fuori legge perché ritiene che queste ONG siano parte integrante del Fronte per la Liberazione Nazionale della Palestina e che i fondi raccolti servano per finanziare atti di terrorismo. Ora, io credo che qualunque presidente di sottocommissione, anche fosse un personaggio fittizio, prima di invitare degli ospiti, controllerebbe il loro curriculum e farebbe due chiacchiere con i ragazzi delle ambasciate al Ministero degli Esteri, così, giusto per non scatenare crisi internazionali o, peggio ancora, fare da gran cassa ad aspiranti terroristi. Ma l'onorevole Boldrini non è un presidente di commissione qualsiasi, al contrario, è la presidenta della commissione, motivo per cui invita specificatamente quei due legali di ONG proprio perché le ONG sono state dichiarate attigue a un'organizzazione terroristica. Reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione in videoconferenza di rappresentanti delle ONG palestinesi Adamer e Al-Haq. Interessante, e di cosa si occupano queste due associazioni esattamente? Adame Prisoner Support and Human Rights Association è fondata nel 1991. È un'organizzazione non governativa che lavora a sostegno dei prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri sia israeliane sia palestinesi. Già a questo punto dovreste capire qual è il problema. Quelli che secondo alcuni sono prigionieri politici, per altri sono normalmente terroristi. E naturalmente i prigionieri politici li puoi anche aiutare più che legittimamente, devi però stare molto attento a quello che fai e come lo fai. Offrendo loro assistenza legale gratuita. Ma in Israele e in Palestina non esiste il patrocinio a spese dello Stato? Difendendone i diritti umani attraverso un attento monitoraggio che include anche visite periodiche nelle diverse sedi carcerarie. In teoria, se tu hai la possibilità di frequentare un detenuto politico all'interno di un carcere, hai anche la possibilità di portare informazioni dentro e fuori da quel carcere. E questo ovviamente ti inserisce all'interno di una lista di persone da monitorare attentamente. E campagne di sensibilizzazione. Il lavoro di advocacy di Adame è rivolto principalmente alla comunità internazionale attraverso la pubblicazione di dichiarazioni e appelli urgenti per conto dei detenuti. Ora, dato che stiamo parlando di criminali politici secondo questa ONG,
ONG e terroristi secondo lo Stato di Israele, dubito fortemente che questi appelli siano simili a quelli dei criminali comuni. L'assistito qualunque di un avvocato Catania qualunque probabilmente si lamenterebbe del sovrappopolamento carcerario, si lamenterebbe del fatto che la biblioteca viene chiusa abbastanza presto, che fa freddo nelle celle, che ci sono disfunzioni di ogni genere. Un detenuto politico invece normalmente invita i concittadini o i consudditi a combattere contro lo Stato oppressore. Informazioni fornite alle delegazioni internazionali e ai media e la presentazione di rapporti alle Nazioni Unite nella direzione di cambio di politiche da parte del governo di Israele. L'onorevole ci descrive poi l'attività della seconda ONG. Questa attività è apparentemente normale, la difesa dei diritti all'interno del territorio palestinese. Esce particolare rilievo dal momento che le due organizzazioni che ospitiamo rientrano nell'elenco delle sei ONG che il 22 ottobre scorso sono state designate dal ministro della difesa israeliano Benny Gantz. Ah, non questo Gantz, quest'altro. Come organizzazioni terroristiche ai sensi della legge nazionale antiterrorismo del 2016, con l'accusa di sottrazione indebita dei fondi destinati al finanziamento di progetti umanitari e di collaborazione sotto copertura per il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Nota importante, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina viene considerato da Israele e non solo da Israele come un'organizzazione terroristica. Questo perché non si tratta esclusivamente di un movimento politico, ma anche di un movimento paramilitare. La decisione assunta dal governo israeliano ha sollevato le critiche non solo di diverse organizzazioni per la difesa dei diritti umani come Amnesty International, Human Rights Watch, ma anche di alcuni governi, Italia, Francia, Regno Unito e lo stesso Dipartimento di Stato USA e di rappresentanti delle organizzazioni internazionali. E ovviamente Israele non l'ha presa bene. Immaginatevi del resto cosa sarebbe successo se negli anni fra gli 80 e i 90 lo Stato di Israele sarebbe saltato in cattedra dicendo: Cosa Nostra non è un'organizzazione criminale, ma è un'organizzazione politica e Totò Riina è un perseguitato dal governo italiano. A titolo di esempio ricordo che l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, Joseph Borrell, ha dichiarato che le sei organizzazioni incriminate sono inserite nei programmi di finanziamento dell'Unione Europea. Per l'appunto, immaginatevi l'imbippatura del governo di Israele nel sapere che l'Europa finanzia queste organizzazioni qui. Al posto dell'onorevole Boldrini, io farei qualche approfondimento prima di invitare i legali rappresentanti di queste ONG a parlare in Mondovisione. E che ad oggi il governo di Israele non avrebbe ancora fornito alcun tipo di risposta convincente circa l'operato di matrice terroristica delle ONG. Questa affermazione non è né esatta né inesatta, è semplicemente approssimativa e il perché lo scopriamo fra qualche secondo. Presa dal ministro della difesa israeliano e precisato che, oltre a svolgere una fondamentale opera nei territori palestinesi, alcune di queste organizzazioni intrattengono fruttuosi rapporti con le nostre organizzazioni della società civile e con altri paesi donatori per l'attuazione di importanti progetti di cooperazione. La vice ministra ha anche chiarito che le ONG palestinesi coinvolte non ricevono fondi dalla cooperazione italiana, ma collaborano con ONG italiane in progetti gestiti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Quindi, riassumendo, l'Italia non finanzia ufficialmente queste due ONG, ma queste due ONG collaborano con altre entità sotto il controllo del governo italiano, motivo per cui alla fine della fiera c'è il rischio che parte dei fondi impiegati per gli altri progetti che stiamo realizzando con loro finiscano altrove. Per noi italiani non è così e siamo tranquilli, ma viceversa per gli israeliani è proprio così e potrete comprendere come alla fine di questa seduta l'ambasciatore israeliano si imbipperà. Il nostro governo, nel quadro di un impegno convinto anche in sede europea per assicurare sostegno alla società civile e a tutela dei diritti umani, intende portare avanti un'azione di sensibilizzazione nei confronti delle autorità israeliane
affinché vengano fornite prove più circostanziate a sostegno delle gravi accuse mosse alle organizzazioni, poiché le informazioni fornite finora da parte israeliana non appaiono sufficienti. Ecco, il nodo centrale della situazione è questo qui. Laura Boldrini ha invitato apposta quei legali rappresentanti della ONG proprio per dare una gomitata a Israele. Ora, a prescindere dal fatto che stiamo interferendo con la politica di uno Stato sovrano e stiamo decidendo in luogo della comunità israeliana che cosa è reato e che cosa no, è da rilevare che Israele una risposta precisa, almeno secondo i parametri del governo israeliano, è stata data. Nel febbraio del 2019, infatti, il Ministero degli Esteri e della Difesa israeliano hanno pubblicato un report dal suggestivo titolo Terroristi in giacca e cravatta. Nella prima parte di questo report si analizza il fronte per la liberazione nazionale della Palestina e ci viene spiegato per quali motivi deve essere considerato un'organizzazione terroristica. Detto fra parentesi, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina viene considerato un'organizzazione terroristica non solo da Israele, ma anche dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Nelle 30 pagine successive, il report spiega succintamente come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina controlli buona parte delle ONG attive sul territorio, mediante dei propri uomini messi in posizione di comando. In pratica sarebbe la stessa strategia seguita dai Cobra nei fumetti e nei cartoni animati dei G.I. Joe. Lì i villain si travestivano da persone normali, di giorno erano uomini d'affari, di notte terroristi, solo che in questo caso per l'attività giornaliera e per quella notturna non sfrutti capitale tuo, ma prendi in prestito quello dei benefattori europei, americani e internazionali. Per esempio, c'è una certa Khalida Jarrar che secondo questo report è stata arrestata nel 2017 proprio per terrorismo. Avrebbe infatti preso parte e finanziato degli attentati nell'ala ovest, nel West Bank, insomma. A parte questo, la si vede consegnare una targa commemorativa alla madre di un terrorista. In questa targa c'è scritto qualcosa che suona come "evita la morte naturale, se devi morire, muori in una tempesta di proiettili". Poi, per il resto, un terrorista infiltrato in un'associazione ti può anche capitare. Il problema è che qui, in tutte le ONG, buona parte del consiglio di amministrazione, se non la totalità dei membri, ha dei precedenti penali per terrorismo o viene segnalato da Israele come ancora in attività. C'è per esempio un altro tizio che ha rimediato 3 ergastoli in attentati dinamitardi contro civili israeliani. Poi, per quanto riguarda l'altra organizzazione, Halak o qualcosa del genere, la stessa persona che l'onorevole Boldrini chiama dottor Shabarin è stato descritto dalla Corte Suprema di Israele nel 2007 come un dottor Jekyll e un Mr. Hyde, che di giorno, per l'appunto, apparentemente si occupa di diritti delle persone e di notte invece le vite va a prendersele. Sostanzialmente nel 2007 la Suprema Corte limitava la libertà di circolazione di questo individuo proprio perché passava il suo tempo facendo attentati di un certo tipo e addirittura formando i terroristi del domani. Ora, naturalmente, si può credere o non credere allo Stato di Israele, così come puoi credere o non credere ai legali rappresentanti di queste ONG, ma un dato è sicuro: fare quello che fa l'onorevole Boldrini è del tutto inutile e controproducente. È del tutto inutile perché se vuoi far luce sull'attività di queste ONG, non ti serve a niente sentirne i legali rappresentanti. Se vuoi vedere come vengono spesi i denari della comunità europea e degli altri stati che queste organizzazioni le hanno finanziate, e mi pare di capire le finanziano anche ora, devi mandare degli osservatori sul campo, devi vedere le fatture, devi vedere le forniture del materiale che ordini. Diversamente, se mancano i giustificativi o i tuoi osservatori non possono entrare in determinati posti, devi inferirne che lo Stato di Israele ha ragione. A parte questo, naturalmente io sono un avvocato e so che le persone possono sbagliare nella loro vita. Possono sbagliare, poi correggersi, riprendere il timone e fare qualcosa di buono. Tuttavia, è abbastanza peculiare che tutte queste ONG di cui parliamo abbiano
tutte la sede presso il governo palestinese. Ed è anche peculiare il fatto che quasi tutte le persone nei consigli di amministrazione o nei consigli direttivi di queste organizzazioni non governative siano state affiliate con il Fronte per la Liberazione della Palestina. Non è esattamente una cosa normale, è un pochino come se nelle nostre ONG trovassimo degli ex brigatisti rossi. Qualcuno fisiologicamente ci può anche essere, ma non è tecnicamente possibile che i consigli di amministrazione trabocchino di questa gente qui, fra virgolette. E voi cosa ne pensate? L'onorevole Boldrini sta realmente difendendo i diritti dei più sfortunati o al contrario sta semplicemente imbippando l'Italia? Fatemelo sapere con un bel commento qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo perché credo che contenuti così negli altri canali non si trovino e iscrivetevi al canale per aiutarmi a svilupparlo. Grazie ancora di tutto e a presto!